Benvenuti ad una nuova puntata di Radio Design. Qui siamo Alessia e Nicola. E continueremo appunto con le interviste dedicate ai designer e agli artisti più seguiti di Instagram. Oggi è una puntata molto speciale perché abbiamo con noi un personaggio molto molto interessante che molti di voi conosceranno sicuramente, ed è Giuseppe di Pepe Design. Ciao Giuseppe. Ciao ragazzi, come va? Noi bene, tu cosa ci dici? Sappiamo che sei ad Ibiza, quindi... In questo momento, sì, ormai mi sono trasferito qua da un bel po', vivo e lavoro qui, e nulla. E nulla, bene. Sono noi... qui, sotto il sole, tutto l'anno. Te la godi. Io sono siciliano, però... Vabbè, dai, beh, io sono calabrese, quindi ci capiamo. Quindi sai benissimo che non è vissuto appunto. Esatto. Diciamo che a livello climatico è un po' uguale, cioè a livello anche di isola, sono saltato da un'isola all'altra, però va bene, dai. Bene, dai, qui a Perugia sta per piovere, però facciamo finta di nulla, continuiamo ecco a qui, far finta qui di non niente. Mi posso lamentare, dai. Bene, non dai. Posso lamentare, c'è sole, non posso lamentare. Allora, andiamo a noi, ragazzi. Allora, andiamo a noi, ecco. Noi, Giuseppe, eravamo molto seguiamo il tuo account ormai da parecchio tempo e siamo molto colpiti dal tuo progetto appunto fotografico. Tu sei un grafico, ci dicevi che appunto hai ideato questo progetto che si chiama Losing My Mind, che abbiamo trovato estremamente interessante. Quindi noi volevamo proprio chiederti, per aprire questa intervista, come nasce questo progetto? Allora, il progetto è nato, ti spiego, tutto per caso. Ero in moto, stavo andando nella zona delle Salines, che poi sarebbero... la zona delle Salines è una zona, una spiaggia praticamente, una spiaggia d'estate, in un fine settimana ero con alcuni amici miei e stavo semplicemente guardando, così come la cerocchia, eccetera, eccetera, stavo guardando delle ragazze che giocavano con un semplice specchio ovale, no? Erano delle turiste, stavano praticamente riflettendo questo specchio verso il sole e nel frattempo scattavano delle fotografie. Non lo so, c'è stato un flash, c'è stato un qualcosa che mi ha colpito di questa scena e è iniziato a frullarmi la testa, cioè, con questa idea. Sono arrivato a casa, mi sono seduto davanti al computer e mi sono immaginato questa stessa scena con un'altra fotografia che avevo tra le tante che ho. E ho completamente in un attimo rimosso la testa, ho detto: guarda, come sarebbe questa fotografia se andrei a rimuovere, no, la testa? Cioè, alla fine non sto rimuovendo né un braccio né una gamba, cioè quindi no, non sarebbe questa foto né una persona invalida, eccetera, eccetera. Voglio andare a togliere una parte essenziale, no, di ognuno di noi, che poi è quella più importante, quella che ci rende unici, ci caratterizza, cioè, davanti a tutti. Sì. Ecco, quindi come saremmo noi senza questa parte? Da lì a poco è andato il tutto, ma per caso, perché se andate a vedere il mio account di Instagram, è rimasto quello dalle quale non ne ho aperti altri, per farti capire come è andato tutto per caso, no? Pubblicavo fotografie mie, cioè dei viaggi, avevo un account normalissimo. Sì. Quindi da lì ho iniziato, però la cosa figa è stata questa, che da un lato all'altro, cioè da un momento all'altro non avevo tanto materiale, no? Mm-hmm. Detto, però aspetta, non voglio fermarmi, in estate, essendo qua in estate, potete immaginare il casino di gente, certo, turisti, io in più il mio lavoro che ho da fare tutti i giorni, e quindi ho detto, beh, aspetta un attimo, allora che ho pensato, con un semplice messaggio diretto, sono andato a prendere, cioè, un paio di, io li chiamo Eagers, o si chiamavano Eagers, diciamo, erano quei ragazzi che usano Instagram, quelli più famosi, da tante parti del mondo, cioè sono andato a prendere come posso dire, usuari, non so come ti direi il termine esatto, sì, ragazzi del Messico, ragazzi di New York, mi ricordo che c'erano dei ragazzi indiani, e gli ho chiesto, gli ho specificato in questo progetto. All'inizio erano un po' titubanti, mi hanno mandato la foto e ho cominciato a tagliare le teste, a decapitare corpi. Bene. Da lì, e le ho pubblicate. Tu non ci crederai, ma mi chiamò direttamente il dipartimento, cioè
la sezione marketing di Instagram spagnola. Da un giorno all'altro, cioè dopo un paio di mesi che magari Instagram si è accorto di me, cioè da un giorno all'altro mi avevo questa fantomatica domanda: ciao, siamo i ragazzi del settore marketing di Instagram. Io non ci credevo, pensavo fosse uno scherzo, vabbè, se ne parlando col Papa. E invece poi è stato così, e da lì è nata tutta l'avventura che mi ha regalato tantissime emozioni questo progetto, che da un giorno all'altro, guarda, così all'improvviso è iniziato a salire. Vedi. Esatto, sì, è tutto all'improvviso. Ma ti volevo chiedere, visto che è un'epoca dominata appunto dai selfie, l'immagine personale, il viso appunto è fondamentale, qual è poi alla fine, se c'è un messaggio che vuoi trasmettere appunto eliminando le teste? Esatto, è nato proprio tutto in quel periodo, quando anche gli smartphone iniziarono a promuovere le prime fotocamere frontali dei telefoni, no? L'era dei selfie. Sì. E tutto si è accavallato, perché sono riuscito poi a trasmettere questo messaggio che avevo in testa, no? Questa idea, questo slogan, appunto, che era questo. Come saremmo noi, no? In quest'epoca di finta perfezione, perché poi è un'epoca... finta, è un'epoca, purtroppo ci troviamo in un'epoca, perché dico purtroppo, perché dove tutto è basato, tutto è improntato sull'apparenza, no? Certo. Tutto è basato sull'apparire, su questa falsa bellezza, su questa falsa felicità, appunto, no? Che stiamo vivendo in questi decenni. E quindi ho detto, vabbè, come sarebbe, no? Un corpo nella vita di tutti i giorni, andando al mare, andando a cavallo, che ne so, giocando con la palla, con un pallone, però senza la testa, saremmo uguali? Riusciremmo a identificarci ugualmente? E da lì è nata tutta, poi tutto. Tutta l'idea, è nato tutto, sì. Una volta, perché ho avuto anche la fortuna in questi anni di essere stato pubblicato su tante riviste, una in particolare, che mi dicevano, che ero, mi chiamavano, cioè mi hanno affidato poi tanti sinonimi, tanti aggettivi, ma mi ricordo uno in prima pagina: arriva il decapitatore. Oddio. Di selfie, il tagliatore di teste, è una roba del genere, mi hanno affidato come la ghigliottina 2.0, mamma, cioè, mia, addirittura, titoli assurdi che ho qua, ci salvati, stampati, cioè, rido, cioè, a volte un'idea, e la cosa figa è questa, che una volta un'idea geniale, un'idea normalissima, come possa evolversi, come possa trasformarsi, a volte è incredibile. Infatti era proprio questo anche che ci incuriosiva, anche sapere un po' come gestisci questo tuo successo, diciamo, cioè quello che è derivato poi da questa idea. Diciamo che alla fine... io penso che il chiamiamo il successo, va bene, io penso che tutto questo sia, come ti posso spiegare, cioè, è proprio quella la cosa figa, perché quello che io pubblico non sono foto macabre, ecco, pubblicando nudità, eccetera, cioè, vado sempre a ispirarmi da delle fotografie normalissime, cioè dalle semplici azioni che si possono compiere ogni giorno, però con quel dettaglio che appunto è senza la testa, per far capire a tutti quanti come saremmo appunto noi senza la testa, capisci? Cioè, quindi questo è successo, secondo me, che la gente si rivede, perché a volte vedo tanta gente che, soprattutto tanti profili di ragazzi che mi scrivono e mi dicono: posso usare una tua fotografia in una mia poesia, in un mio pensiero? E vedo che c'è tanta gente che poi mi tagga usando appunto le mie fotografie, facendole riferimento con lo stato attuale, no? Con lo stato psicologico soprattutto. Tanta gente anche si rispecchia in questo. Penso che il successo sia semplicemente questo: vedersi in uno stato d'animo senza la testa. Allora arriviamo. Sono un po' strano, però non ti dico, sai, ti manco un braccio, ti manco una gamba. Vabbè, poverino, se ne ha come tu, poverino, te l'hanno tagliato. Cioè, no, cioè, la cosa figa, io
Suona un po' strano, perché ovviamente come fai, però vabbè, è tutto così. No, ma io invito infatti chi ci sta ascoltando ad andare a vedere proprio su Instagram la galleria di Giuseppe su Pepe Design, perché davvero vi accorgerete che non c'è nulla di macabro, ma è tutta pura no, arte, è pura veramente creazione fotografica. Allora, arriviamo all'ultima domanda. A questo punto ti vogliamo chiedere su cosa ti piacerebbe concentrarti, ovviamente nel tuo futuro, nella tua carriera, se stai lavorando anche a nuovi progetti che hai in cantiere, che ne so, appunto. Magari... Ne ho un botto. Dice principale. Ne ho un botto. Nella si tratta sempre di Moncherini o... No. Sto scherzando. No. Cioè, cosa vuoi fare adesso io adesso perdo direttamente il telefono 2.0, cioè stavolta non pubblico nulla, no, scherzo. Comunque no, ho tanti progetti futuri a livello anche mio, di design, di grafico, spero anche di crescere in questo settore dove sono io, che no, faccio questo lavoro dal 2002, ho iniziato per caso, anche quello, cioè tutto, non ho studiato, tutto autodidatta, però voglio cercare di crescere in questo settore con la tecnologia che ce lo possa permettere, però ho un bel progetto in testa, però non lo voglio ovviamente svelare, però ho un bel progettino in testa che sto cercando pian piano di mettere mattone su mattone, questa idea che se si va a incastrare penso possa essere un'altra idea tanto bella e tanto efficace per Instagram, però ormai adesso Instagram che ha preso un'altra linea, ecco, un'altra onda, non è più quell'Instagram di 5-6 anni fa. Certo. Quello è vero, sì. È cambiato. Sì. Beh, quindi continueremo a vedere, diciamo, anche questa novità in arrivo pian piano su Instagram, quindi noi continueremo a seguirti e ovviamente ti troviamo. Quindi quando volete poi mi mandate una foto e vi ne capito. Mamma mia, non dirmelo, io guardavo la tua galleria e volevo essere fra i decapitati della tua galleria. A me converrebbe perché sono un cesso, quindi no! Se mi togli la testa mi fai un favore. Ok, quindi ti manderemo le nostre foto, Giuseppe. Sì, a me conviene, guarda, ottimo, perfetto, è la parte peggiore di me, quindi ci tengo che tu lo faccia. Sicuro che è la parte peggiore di me, no? Va bene, Giuseppe, noi ti ringraziamo davvero tanto per questa intervista e continueremo a seguirti su Instagram, quindi troviamo Giuseppe come Pepe Design e grazie ancora, in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri. Grazie ragazzi. Facciamoci anche una promessa che quando parte questo nuovo progetto ci ricontatti e lo lanciamo. Va bene. È così, okay. In diretta, sarebbe una figata. Vai, sarebbe pure sì, una roba del genere. Dai, lo lanciamo in diretta. Perfetto, va benissimo. Allora, mando un abbraccio ragazzi. Grazie, un abbraccio a te. Ciao Giuseppe, grazie ciao, mille. Ciao ragazzi, ciao, buon lavoro, ciao. A te. Ok, queste ovviamente sono tutta la serie di interviste che potete trovare, ricordiamolo, in video, in diretta su Facebook, su Radio Design, sull'Istituto Italiano Design da cui vi parliamo, da Perugia, e poi in podcast su Spreaker, su iTunes e su Spotify per quelli più young, ovviamente. Certo, quindi ci trovate davvero dappertutto, ecco. Allora, alla prossima intervista, no? Alla prossima intervista, ciao!